domande che ogni tanto vengono fuori sono veramente a volte sono imbarazzanti, perché alla fine cerchi sempre di glissare, di dare risposta e di cambiare discorso. Certo. E perché purtroppo c'è una società, secondo me, un po' abituata a questo cliché di vita. E che sia una scelta o solo una conseguenza di vita, è difficile spiegare il fatto di avere una vita senza figli, di non aver procreato, e non molti lo capiscono. Io penso che la maggior parte delle persone quasi agisca d'impulso, comunque d'istinto, e poi si prenda la responsabilità poi successivamente di quello che succede, e quindi molto diventa la reazione nel momento in cui ti trovi a dover affrontare una maternità o una paternità, e quindi non c'è la vera progettualità di famiglia basata su dei principi elaborati lungamente, ragionati, penso che sia la minoranza. Che nella maggior parte dei casi la gente si incontra, si piace, si frequenta e nel momento in cui ci si riconosce, magari ci si vede un po' affini, hanno delle cose in comune, si pensa che sia possibile anche lasciarsi andare a questo tipo di... Soprattutto che tu non sia una persona, tra virgolette, completa se non hai avuto figli. Che non sei realizzato. Una parità di dignità, di vita, tra il fatto di averne avuti e non averne avuti. Certo. E questo qui sta cambiando, perché effettivamente da quando io ero piccolo adesso l'atteggiamento, anche vedo anche mia mamma o persone della sua età, sta cambiando, per cui c'è una certa apertura in questo senso. Hai lavorato ai fianchi per 40 anni, sì, ormai ceduto, basta. No, però sì, dipende, a volte è giusto che uno non si prenda poi tutti i meriti di una scelta, perché comunque sia la decisione della donna, e quindi molte volte uno ci si trova in una situazione del genere, certo. Quindi posso dire sì, il concetto di famiglia mi era ostile, non volevo diventare come tutti quelli che ho avuto intorno, che hanno avuto dei figli, eccetera, eccetera, poi però alla fine uno può anche capitare con una donna che lo vuole a tutti i costi e si trova un bivio, quindi non è effettivamente che un uomo può fare una scelta del genere e portarla fino in fondo, sì. Sempre e comunque. Sono d'accordo che sia più una scelta da parte della donna, una scelta sia la scelta della parte della donna. Ho avuto la fortuna di avere una relazione di 20 anni con una ragazza che fortunatamente la pensava come me, e quindi questo ha comportato, diciamo, che non ci fossero mai stati problemi di fondo legati a questo tema. Però, insomma, se fosse successo, non so quale potrebbe essere stata, quale poteva essere la mia reazione. Quindi è difficile, diciamo, trovarsi di fronte a una situazione del genere. Adesso, se dovesse ricapitare adesso, sicuramente, arrivati a questo punto, proprio non ne ho proprio voglia. Sarebbe molto duro se può essere posto di fronte a una presa di posizione forte o addirittura un'azione forte, quindi non lo so. Adesso è più una questione di età, sì, per me. Perché, sì. Cioè, e comunque è un argomento questo che secondo me viene molto pompato anche dai media. Cioè, nel senso, molte volte c'è un'induzione, proprio quasi come andare al supermercato a comprare le cose. La pressione fortissima. C'è la stessa pressione anche per invogliare la gente a fare un figlio, perché se non fai un figlio, poi 3.000, diciamo così, meccanismi che si mettono in moto, che poi prevedono ovviamente come finale un business, perché alla fine indurre le persone a cercare di fare famiglia, di mettere sui figli, questo e quant'altro, c'è tutto un indotto notevole, quindi anche un mercato, non è solo. No. E poi anche sulla donna che sia lei che decide solo lei di avere un figlio, perché l'uomo invece è l'ultimo a prenderla, cioè prende atto e basta, non sono totalmente d'accordo, e non sono neanche d'accordo che ci sia nelle donne questa consapevolezza. Penso che anche loro siano condizionate moltissimo, ma forse più degli uomini,
E quindi cadono anche in questa trappola perché l'amica, perché la sorella c'ha il figlio e i nonni che la guardano, i nipoti, e quindi te ti trovi che sei lì con la tua donna e a tavola mentre si mangia, i bambini, questo e quant'altro, e ti senti quasi alieno, piano piano non te ne accorgi, è subdolo. Arriva come un'onda anomala, piano 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 ti senti che sei portato lontano da questa famiglia, ma per il fatto che c'è questo accudimento del piccoli, questo e quant'altro, quindi anche la famiglia si sgrana senza che tu te ne accorga, e non hai fatto nulla di male, ma ti trovi che devi giustificare come mai non fai dei figli. E lì la risposta... Però è anche vero che quando la nostra generazione, secondo me, ha vissuto la coda di un periodo in cui forse i concetti libertari erano sicuramente più forti di adesso. Cioè, negli ultimi 30 anni io ho visto questa deriva reazionaria, e che quindi, diciamo, il concetto di famiglia, il concetto dell'appunto di dovere necessariamente avere, procreare perché è importante, la continuità eccetera eccetera, è sempre più forte, per me è inspiegabile, cioè siamo tornati indietro, è un proprio un fatto, cioè, anche della uno specchio dei tempi. Io ti vorrei raccontare un aneddoto che nella mia attività, io nel negozio, così quando arrivano i miei clienti, mi sono trovato una volta con questo cliente che è arrivato, ha detto, ma parlando sempre dell'argomento di avere figli, anche lui mi chiedeva come mai non avete figli, perché eravamo tanti anni che eravamo assieme, quindi è anche normale che uno ti chieda come mai non avete figli, visto che venivamo visti come una bella coppia. Anche questa cosa è incredibile, più sono belle le coppie più normalmente non arrivano o succede. L'altra forse era, ti dicono sempre, hai una bella coppia, stavate bene insieme, vabbè. E l'aneddoto è praticamente che lui mi diceva, ma io con mia moglie ho fatto così, abbiamo avuto un figlio. E poi appena il figlio cominciava ad entrare in grado, gliene ho fatto fare un altro. Il modo di tenere legata la famiglia, di tenere impegnata la moglie sul figlio. Sì, cavoli, questo è spaventoso. Sì, cioè, no. Mi è stato detto, questo signore, però, ovviamente ha tre figli, scusami, non voglio dire sciocchezze. E quindi quando ti senti dire una cosa del genere, cioè per tenere unita la famiglia, devi soggiogare la moglie, tenendola sempre occupata con i figli, questo a me mi ha fatto veramente allargare le braccia, ho detto ok. Vabbè, nelle esperienze indirette di chi sta intorno si è sentito di tutto. Sì. Cioè, c'è un'ipocrisia nel lungo periodo della vita di una famiglia che è assurda. Cioè, il fatto che comunque il figlio faccia da collante a un rapporto finito, per me quella era la cosa... Poi comincia una violenza. Ma è una cosa talmente comune, ai miei occhi, talmente spaventosa che non riesco... È per quello che sono felicissimo che sono riuscito a portare fino in fondo questa mia idea, diciamo, di vita, perché sarebbe stato veramente devastante stare con una persona... E perché comunque hai procreato e non diciamo, comunque... È trasversale anche agli strati sociali più diversi, al tipo di vita che uno fa o al benessere che uno può aver raggiunto, è trasversale a tutti, si innescano dei meccanismi di un ipocrita che in un ambito invece libertario, cioè queste ipocrisie sarebbero dovute decadere nel tempo, invece sono aumentate, cioè, sì. La disgregazione del concetto di famiglia è lì, non è non aver avuto figli. Sì, anche però secondo me sempre, ritorno sempre al discorso economico, anche dal punto di vista economico, perché se poi anche lo stato in cui vivi non agevola o non aiuta, anche da di lì comunque c'è una scelta, perché però, se io mi trovo, come dicevo prima, figli, a lavorare tutto il giorno e non ho tempo di condividere con la mia moglie i tempi piacevoli, non ho un più che mi permetta di mi sento anche incapace di poter seguire un bambino eventualmente, perché dico sono sempre anche via, però è una convenzione. Non faccio di non fare un bambino, però per me anche quella è una convenzione, perché anche lì ho visto sempre per esperienze indirette che c'è questa cosa, non so, del dover dare sicurezza a tutti i costi, di dovergli accudire a tutti i costi, di dover portare a fine di un progetto a tutti i costi. Poi in realtà, cioè, un figlio non è un cane a guinzaglio, infatti, cioè, si prende sente la sua anche vita, questa cosa della invece gara. Dovere avere responsabilità i soldi, poi magari, non so, non accettare gli aiuti esterni perché c'è un fatto di orgoglio. Cioè, si innescono dei meccanismi quasi da animale domestico alla fine. Quindi non... E infatti sono aumentati molto gli animali domestici. Un sorriso di un bambino. Me ne accorgo. Un sorriso di un bambino o le fusi di un gatto, dai, alla fine. No, adesso. Non esageriamo. Che forte cinismo.